battistero paleocristiano di Nocera Superiore, la cui forma circolare gli ha conferito l'appellativo La Rotonda, faceva parte di un vasto complesso sacro. La prima attestazione scritta risale ad un diploma dell'anno 841 d.C., con cui il principe longobardo di Salerno, Siconolfo, riconferma al vescovo Aione della stessa città il possesso dell'intero complesso. Ma la costruzione della pieve risale alla metà del VI secolo d.C. La struttura ha un diametro di 24 metri circa. La cupola è alta 15 metri, partendo dal fondo della vasca battesimale, impostata su 15 archivolti e sorretta da altrettante coppie di colonne lisce senza il collegamento di un tamburo. Tutti gli elementi marmorei della decorazione architettonica, basi, fusti di colonne, capitelli e cornici modanate sono di rimpiego della Nocera classica. I fusti del colonnato sono in pavonazzetto, africano luculleo, breccia corallina, cipollino, giallo antico di Numidia, alabastro fiorito e bigio chiaro. Appare caratteristico e intenzionale il raccordo cromatico nella disposizione delle colonne. Infatti, gli architetti bizantini predisposero il giro delle colonne seguendo un andamento ben preciso, partendo dall'abside o dall'ingresso. Le 15 coppie di colonne e il muro perimetrale esterno formano un deambulatorio con volta a botte, interrotta verso l'abside da due arconi doppi d'ampiezza rispetto ai piccoli archivolti sopra le colonne. La vasca ottagonale posta al centro si innalza dal piano di calpestio per 70 cm. Presenta un diametro esterno di 7,12 m, interno di 5,95 e una profondità di 1,30. L'attuale ingresso è sfalsato rispetto all'abside di circa 12 gradi e non è stato ancora chiarito se si tratta di quello originario oppure aperto in un momento posteriore. Ad esempio, nel corso di restauri compiuti agli inizi del XVII secolo. Le campagne di scavo condotte all'interno e all'esterno del monumento hanno messo in luce ampi tratti di piani pavimentali in opus tessellatum policromo e setti murari che sono stati tagliati e livellati per allogare la fabbrica del battistero. È possibile, in base ai motivi decorativi, datare i mosaici policromi in un arco cronologico compreso tra il II ed il III secolo d.C. Per quanto attiene ai cicli pittorici, a parte un frammento di affresco di ridotte dimensioni, la documentazione più cospicua è offerta dall'edicola a due vani, voltati a botte, posizionata a ridosso dell'ingresso. Probabilmente realizzato in epoca longobarda, fungeva da accesso verso qualche area sacra esterna all'edificio. L'edicola arricchita dalla presenza di due capitelli alveolati con colonnine cilindriche in monoblocco e base. Le colonne con i capitelli ad alveolo sono databili di analoga produzione di Pavia al pieno VII secolo d.C., ma prodotte in Campania. La cappella è divisa in due vani e adornata con affreschi del XIV secolo che raffigurano nella cappella A una Madonna in trono con bambino, definita di Real Valle, analoga alla Madonna dell'Abbazia Cistercense di Scafati, attribuita ad un pittore tardo-giottesco identificato in Roberto Doderisio. Nella cappella B, tutte le pareti, tranne quella in fondo, sono decorate con affreschi raffiguranti scene del Nuovo Testamento. Al centro della volta vi è il Cristo Pantocrator. A destra dell'ingresso, su quel che resta di un pilastro di contenimento, campeggiano le figure di San Giovanni e Cristo nelle acque del Giordano, dentro una ricca e modanata cornice pittorica barocca, databile XVII secolo. Un ulteriore affresco è una Madonna di Loreto, molto deteriorato, databile tra il tardo XV e la prima metà del XVI secolo. Sull'estremo lembo destro si conserva un affresco realizzato in modo affrettato risalente al XVII secolo, relativo all'ambiente strettamente connesso all'ospedale di Santa Caterina,
rimasto attivo fino al XVIII secolo. A oggi rimane attiva solo l'annessa cappella omonima, situata a nord del battistero in posizione più alta.